Ma buongiorno mondo, sono le 6:30, ho rimandato la sveglia già un paio di volte, ma di là mio fratello non lo sento neanche muoversi, quindi adesso cerco di ritirare un po' di cose qua dentro la tenda e di smontare perché oggi dà di nuovo pioggia e freddo e quindi, visto che adesso non sta piovendo, è meglio ritirare la tenda per non fare la fine degli altri giorni di ritirarla tutta bagnata in zuppa. Quindi buona giornata a tutti. Oggi ho anche un ospite non pagante nella tenda, guardate qua. Le tende le abbiamo smontate, fa abbastanza freddo ma almeno non sta piovendo come dicevano le previsioni. Per il momento ha dato solo due goccioline, ovviamente mentre smontavamo le tende, ma siamo quasi pronti. Fa talmente freddo che l'acqua dei lavandini dove si lavano i piatti, dove ho caricato l'acqua per le borracce, sembrava bollente, invece era perché avevo le mani ghiacciate e l'acqua era fredda. Ah, freddo! Stiamo partendo, il campeggio era anche molto carino con il laghetto e con persone un po' più pazze di me, perché come vedete io sono con la giacchetta, la felpa e fa freddissimo, e c'è gente che fa il bagno nel laghetto alle 9 del mattino e noi partiamo e speriamo che non piova come ieri. A dopo ragazzi. Ragazzi, stiamo entrando in Augsburg o Augusta e ci sono un po' di lavori in corso, c'è odore di panetterie e di bakery da tutte le parti e mi sta venendo una fame assurda e niente, andiamo a vederci un po' il centro, la cattedrale, il quartiere Fulghieri, sapete che io non ho memoria né per i nomi né per niente, ma state attenti, ve li faccio vedere adesso che ci arrivo. Ciao, a dopo. Siamo appena entrati in Augsburg, spero si dica così. Lì ci sono le mura, questa è la salita che va verso il centro, là dietro ci sono muri e ledimi e non vedo l'ora di fare una minima di colazione perché abbiamo preso solo il caffè stamattina. Io famissima, c'è un sacco di profumo di bakery, pane e anche kebab ormai a quest'ora, quindi stimola la fame. Ho fame ragazzi! Andiamo a far colazione e poi andiamo a vedere un po' il centro e il quartiere popolare Fulghieri, va bene? A dopo! Ragazzi, siamo arrivati giusto in tempo nel suono delle campane con le musiche di Mozart. Siamo un po' lontani ma siamo fermi al semaforo, quindi spero che si senta. Stiamo entrando nel quartiere Fulghieri, non so, l'ho detto tre volte e tre volte in maniera diversa, prima o poi prendo quella giusta. Non è vero, non era quello l'ingresso, adesso facciamo il giro giusto. Promesso che ce la facciamo ad arrivare al Fulghieri, come si chiama? Fulghieri. Bisogna andare a piedi perché ci hanno sgridato le guardie, o vai sulla strada o vai a piedi, giustamente, qua non è segnata la ciclabile e quindi andiamo a piedi, piano,
sempre dritte. Il quartiere Fuggerei, che è questo qui, è il quartiere popolare più antico al mondo, con queste case costruite, fatte costruire dall'omonimo Fuggerei, e scusatemi se lo pronuncio in maniera sbagliata, ancora adesso sono abitate e il prezzo è di, penso, non mi ricordo esattamente, ma sugli 80 centesimi all'anno e 4 preghiere al giorno, quindi vivono in queste case popolari. Stupendo, molto carino. Proseguo perché sennò mi perdo mio fratello e Dini. A dopo. Ragazzi, finita la visita alla città, abbiamo lasciato Dini in stazione e adesso abbiamo una settantina di chilometri per arrivare a Monaco ed è l'una di pomeriggio, quindi dobbiamo darci una mossa, anche perché anche oggi, come vedete, il cielo è cupo. Per ora ci sta risparmiando e speriamo che non piova, o quantomeno non tanto quanto ieri. E quindi me la son già mandata, vero? Va bene, ragazzi. Anche oggi si va in salita. Questa all'inizio era segnalata all'8%, adesso siamo al 7%, secondo il mio wow. 8% adesso, avevano ragione. Mannaggia loro, mannaggia loro. Dai che siamo in vetta. L'app fatta. E ora un po' di discesa. E ancora salita. Dai Giappino, dai Giappino, pedala. Stiamo percorrendo questo pezzo di strada sulla provinciale che non è per nulla bello, ma non c'è la ciclabile al lato come di solito, e quindi la facciamo un po' spediti per vedere di trovare un pezzo di ciclabile, perché qua passano camion, auto e moto che ti superano a tutta velocità. Discesa molto ripida. Unterbunker Bach, 1 chilometro. Game on Muriel, game on! Via le mani dai freni! Crederete, ma è spuntato anche un timido sole e sopra, proprio tra le nuvole, fa proprio spiragli così. Ci siamo fermati un attimo perché Muriel sta controllando la mappa e abbiamo curiosato lì che vendono le uova fresche, 2,80€ 10 uova fresche, ma noi abbiamo ancora una quarantina di chilometri per arrivare a Monaco, arriverebbero già frittata, quindi per ora non le prendiamo, giusto? Va bene, e allora proseguiamo, andiamo come a cercare da mangiare. Sempre. Sempre come dico io, lui da solo retta a me, non è vero. Lui è il fratello maggiore, lui comanda. A dopo!
ragazzi, non stiamo trovando neanche una panetteria, i paesini sono piccolini e non hanno panetteria, hanno tante chiese ma neanche una panetteria, e io ho paura che Muriel tra un momento o l'altro inizi a darmi dei morsi alle braccia. Lo vedo troppo affamato, anzi mi sa che si sta fermando proprio per mangiarmi le braccia o per comprare delle zucche. Mi sa di no. Là ci sono le zucche, non so se sono riuscito a farvele vedere, però Muriel va, mancano 31 km al centro di Monaco, sono le 3, sì, 3 qualcosa, ma non abbiamo ancora mangiato, quindi devo stare lontano da Muriel se non mi morde. E niente da fare, non abbiamo trovato da mangiare, l'unico paese con una panetteria è questo, ma la panetteria è aperta ovviamente solo la mattina, alle 12 chiude. E io sto, come vedete, girando al largo da mio fratello prima che mi mozzichi una caviglia, un braccio o qualcosa. E pazienza, oggi si digiuna, mandiamo un po' giù di panza, anche se non fa tanto bene. Che noia. Va bene, a dopo. Il nostro pranzo di oggi è stata una barretta della Kellogg's divisa in due e mezzo pacchettino di frutta secca divisa in due. Questo è stato il nostro l'auto pranzo, perché come vedete la bakery è chiusa e altro non abbiamo trovato, e si pedala e basta, speriamo di non svenire. Ciao ciao. Muriel che vuole fare il record del... No, non ci prende, sì, 34. No, non è possibile. Sì, giusto, 34. Ragazzi, stiamo entrando in Monaco. Oddio, al centro sono 13 km ancora, però stiamo entrando nel territorio di Monaco. Monaco, e supero anche Muriel. Finalmente abbiamo trovato una panetteria e mangiamo un bretzel con formaggio e prosciutto e altri bretzel qua dentro. Muriel, sei contento di mangiare adesso? Metti via la camera e fammi mangiare. Metto via la camera e ti faccio mangiare. Metto via la camera e lo faccio mangiare e mangio anch'io. In centro a Monaco, quasi vicino alla stazione, lì c'è Muriel e qui dentro c'è il Decathlon, e sto andando a comprare un po' di pastiglie dei freni della mia bicicletta, che quelle davanti sono quasi finite, ne prendo già un paio di scorta così le tengo lì visto che tanto sono leggere, e poi andiamo a recuperare Dini, ma siamo ormai arrivati. A dopo ragazzi. Di Jan, qui siamo nel cortile, abbiamo appena ritirato le biciclette giù nel garage e siamo pronti a salire.